fotografo dal 2012, quando ho iniziato a affiancare la passione per la montagna, ho iniziato a affiancare la passione per la fotografia. Le mie gite in montagna erano prevalentemente nel parco dell'Adamello e da lì, grazie a una compatta che ho trovato in casa di mio padre, ho iniziato a portarla nelle mie escursioni in montagna e piano piano mi sono avvicinato al mondo paesaggistico della zona. E all'incirca dopo un anno, quando sono riuscito a comprarmi la mia macchina fotografica, una reflex digitale, ho continuato sempre a portarla nei miei percorsi in montagna e a seguire le luci della mattina, del tramonto e a studiare il paesaggio, e ho capito che poteva diventare qualcosa di più che una passione, diciamo. Inizialmente era soltanto montagna, poi sono entrato a far parte di un'agenzia fotografica e da lì mi sono specializzato in altri ambiti. Allora, le Acque dell'Adamello nasce perché fin da quando appunto ho iniziato a fotografare mi sono sempre piaciuti i riflessi dei laghi alpini, le fioriture attorno a questi laghi, e in tutti questi anni ho sempre cercato di valorizzare appunto il Parco dell'Adamello e valorizzare questi laghetti e queste le acque appunto dell'Adamello. Ci sono molti spunti fotografici, ho cercato di valorizzarli in ogni stagione, inverno, autunno, primavera, estate. Il Parco dell'Adamello è un punto di riferimento perché ho iniziato appunto lì a conoscere la montagna e a girare per quelle valli facendole in qualsiasi stagione, quindi diciamo che sono di casa nel Parco dell'Adamello. Questo reportage è venuto in modo naturale, anche perché le immagini che avevo erano abbastanza significative, rappresentano le varie stagioni appunto di questo parco e dei laghetti e delle fioriture alpine. I laghi alpini sono affascinanti in tutte le stagioni perché hanno una storia da raccontare in qualsiasi stagione. Per esempio c'è il disgelo che con le sue sfumature dei ghiacci e delle acque crea delle atmosfere particolari, poi ci sono le fioriture, poi vabbè, ci sono le specchiate che sono estive e autunnali e i colori dell'autunno. Questo reportage nasce appunto in concomitanza, diciamo, con l'idea che da diversi anni sto sviluppando, che è quella di un libro fotografico appunto sulle acque e le valli dell'Adamello. Vado a fotografare in montagna perché è un modo per rilassarmi e per trovare la pace interiore. Devo anche sviluppare altri temi, per esempio io vivo in Franciacorta, quindi adesso mi sto dedicando alle vigne e alla zona dove vivo, anche al lago di Iseo. Il mio consiglio è quello di comunque continuare a scattare senza guardare regole o eccetera, provare sempre. A volte costa fatica alzarsi presto all'alba o aspettare il tramonto, che d'estate può essere tardi, però osservando magari le luci e le atmosfere si possono ottenere buoni risultati. Mi definisco sempre un fotografo paesaggista che ama la natura e che sta bene in essa.